C'era un porco che è sbucato fuori qua. Facciamo una casettina in mezzo a delle cose gigantesche. Sembrava un giorno come tutti gli altri. Fino a quando non è arrivata la lettera. Non una lettera, la lettera, perché è proprio una cosa eccezionale. Ciao, sono tuo zio. Ciao zio, che ne diresti di lavorare nella fattoria? Per allontanarmi così dalla città potrebbe anche essere. Ho deciso di andare in pensione. La fattoria è tua, se la vuoi, proprio se la vuoi tranquillamente, non c'è bisogno di tutta questa cosa qua. Ah, sei partito proprio? Si parte! Ci aspettano a vita in campagna, cioè, ma tu parti così, cioè, se la vuoi, poi hai detto, vabbè. Mi raccomando a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TheConk94 e come avrete già visto dall'introduzione oppure anche dal titolo, siamo su Heyday, un gioco della Supercell, quindi Supercell sapete di cos'è? Sono quelli che hanno fatto Clash Royale, Clash of Clans. Questo gioco non l'hai visto, la ciccia che mi ha fatto troppo. No, non l'ho visto. L'ho visto solo su Play Store, ho detto, Tom, un gioco carino, installiamolo, no? Allora, vediamo un po' qua. Oh, ma è tutto mal ridotto qui, guarda qua, tutto bello distrutto, tutto quanto. Ma scusa, zio, ma te, ma stavi facendo qualcosa? Ho capito che eri in pensione, però qualche toccatina così, magari una pennellata di qualcosa, di no? Ehi, sono il signor Wicker, ti aiuterò a mettere in piedi la tua fattoria. Tranne che io ho avuto una brutta esperienza con gli spaventapasseri. Ma che cos'è? Ma stai scherzando? Ah, ok, tocca un campo di grano e prendi la falce. Sì. Ok. Ah, proprio così. Ah, ma scusate, ma assomiglia un po' a Farmville, me lo ricordo quel gioco che c'era su Facebook che cos'è più di 10 anni fa, 9-8 anni fa. Ah, ma è proprio tutto bello fatto così, eccetera. Quindi questo ci vuole tempo perché i semi crescono, ciascun campo da due colture quando è lavorato. E certo, perché se ne pianti una e te ne da una, non ha particolarmente senso. Tocca la tua casa dipingila trascinando il pennello. Ok, pennelliamo. Fa che sia rosso almeno questo, dai, è il classico rosso. Cioè, ragazzi, il granaio rosso è proprio d'obbligo. Perché se non lo fai rosso, non sei un contadino d'eccezione. Dovresti pingere anche il silo. Silo di che colore? Rosso anche il silo? Ma io non l'avrei pitturato di un altro colore, però vabbè. Ottimo, ora invitiamo qualche amico pennuto alla festa. Che senso pennuto? Cos'è, le galline? Le galline! Compra 3 galline, andiamo a ciappa le galline. Le galline! Ciappa la galina, ciappa la galina, ciappa la galina. Coccote! Compriamo un'altra gallina. Toh, ciappa un'altra gallina. Ma queste ronfano, ma che ne pensi se ne compriamo un'altra? Allora, dici, prendi 3 galline, così almeno. Diamo pure da mangiare le galline, va bene. Con cosa le do da mangiare le galline? Ah, ok, quindi devo far così. Ok. E l'altra gallina? Ok, tutto da mangiare? Tutto a posto? Va bene. Ah, fantastico codè! Uso l'accelerazione anche con la seconda gallina. Ok, quindi 2 volte, va bene. Ciappiamo le uova, va bene. Raccogli le uova. Le uova col cestello, va bene. Quindi proprio ci dice cosa fare, proprio così. Va bene, va bene. Nuovo livello, congratulazioni. Ora sei un contadino di livello 2. Questa cos'è? Una fornace, la pannocchia, il pane e in più ci hanno dato dei soldi. Bene. E che è questo? Chi è lo zio? Ehi, io sono Mike, gestisco il vecchio mulino vicino al paese. Come è chiamato questa bella fattoria? Fattoria di zio Tobia. Sono contento che qualcuno si occupi di questo posto. Bene, a presto. Oh, bene. Bello, cosa ne dici di trasformare tutto questo grano in pane con una nuova panetteria? Va bene. Qua, giusto. La panetteria è una fornace. Ora piazziamo. Col pacco regalo! Ma che bello il pacco regalo! Vuoto. C'è il pane che c'è lì. Ok, va bene. Quindi devo schisciare sulla panetteria. 5 minuti. Ok, e abbiamo pure il pane. Livello 3 siamo. Congratulazioni, ora sei un contadino di livello 3. Mi ha dato più 3 campi. E questo cos'è, tipo? È un macina robo? Cos'è? E mi ha dato pure un diamante. Quindi l'equazione è animali felici, fattoria felice. Non far soffrire la fame ai tuoi animali, costruisci un mangimificio. Infatti mi sembrava qualcosa di strano, ora visto che siamo vicini qua. Cos'è di livello? Sblocchi nuovi miglioramenti. Adesso troverai 3 nuovi appezzamenti. Questo qua. Facciamo così. Lo faccio spostare. Ecco. Oh, così è molto più bello. Quindi piantiamo altri semi. Allora, facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5. Piantiamo. C'è questo. 1, 2, 3, 4.
preciso. Arriva una signorina! Signorina, salve! Buona giornata, sono zio Tobia della mia fattoria. Iaiao. Bene, vediamo un po'. Abbiamo altre visite, è meglio chiedere che cosa ha in mente, va bene. Questo fantastico profumo proviene da qui? Oh, ma dove sono finite le mie buone maniere? Mi chiamo Joan, piacere, zio Tobia. Mi venderesti questo? Pane per 11 monete? Ah, quindi arriveranno delle persone che ti chiederanno di prendere delle cose, interessante. Gli affari vanno forte, continua a mietere i campi, a sfornare pane e a produrre uova da vendere. Se io volessi ingrandire la mia cosa... Ah, no, no, allora, te, stai qua, tranquillo, ok. Ah, guarda quanta roba che c'è! La bancarella aprirà a livello 7. Puoi partecipare agli eventi a partire da livello 9. Raggiungi il livello per accedere alla contrada. Ah, ma quante cose che ci sono. E allora, ragazzi, assomiglia un casino a Farmville, perché anche lì c'erano delle cose che tu ti puoi smontare. Chi è? Gli aiutanti? Ah, ma ci sono delle panzone qui. Ah, ma scusa, ma io mangime qua non l'ho ancora fatto. Livello 4. Congratulazioni, ora sei un contadino di livello 4. Mi ha dato un diamante, cosa? Però le strutture non me le hanno date. Sì? Arriva una persona. Mamma mia, che driftata che ha fatto. Guarda come drifta. Cos'è la pasta? Bip, è arrivato il furgone delle consegne. Preparati per una marea di ordini. La bacheca degli ordini mostra quali ordini sono disponibili. Guadagna denaro, ottieni esperienza effettuando le consegne. A 3 uova... No, 2 uova servono. Asilo. 16 monete, 14 esperienza. Ah, faccio così? Ok, questo parte. Eccolo che parte, il furgone sta andando all'asilo. Aspetta che il furgone delle consegne arrivi con la tua ricompensa, poi toccherò per tenerla. Perché devo aspettare che... Cioè, scusa, parte e mi dà ricompensa. Più 16 monete. Guarda, i bambini dell'asilo ti hanno mandato un bigliettino per ringraziarti. Oh, grazie mille, che bello che è! I cittadini hanno sempre bisogno dei nostri prodotti freschi, completiamo un altro ordine. Però sto finendo le uova, No, sta regando, qua mi sa che devo andare a mangiare ai polletti. Alle galline, che polletti. Dare da mangiare... Alle galline. Quindi c'è sempre un furgone che sta qua fermo, no? Giusto? Quindi allora dobbiamo aspettare 5 minuti perché... No, però il Gran Turco me lo dà tranquillamente, tanto me ne servono 2. Allora io direi di prendere queste cose qua. No, scusa, perché c'erano delle assi di legno nel terreno che ho coltivato? Ehi, chi è questo omaccione? Parliamo con l'omaccione. Ciao, sono Greg, il tuo vicino. Se hai bisogno di addrezzi, vieni da me e vedrò di accontentarti. Va bene, va bene, caro Greg. Andrò sicuramente. Potremmo usare gli attrezzi per liberare un po' il terreno. Facciamo visita alla fattoria di Greg. Apri la barra amici. È come Farmville, perché anche lì c'era quello lì che ti aiutava, che ti diceva, guarda, sono il tuo amico d'infanzia, vieni che ti aiuto io. Mamma mia. Benvenuto alla mia fattoria, guarda i prodotti che ho in vendita nella mia bancarella. Fammi vedere. Mamma, ma che bello, signor Greg, che roba, mamma mia, ma perché sono delle capre che sono il cappello, che bello, c'è pure il cagnolino, ciao, mamma mia, signor Greg, proprio ho fatto una bella cosa interessante, vediamo un po'. Ah, posso comprare qua delle cose? Grazie per la tua visita, ricorda, puoi fare un salto da me o dai tuoi amici quando vuoi. Quindi ragazzi, se volete giocare anche voi questo gioco insieme a me, aggiungetemi nella lista amici, così almeno possiamo aiutarci a crescere la vicenda, se questo gioco vi piace, possiamo dire così, no? Aggiungiamo altre cose di terreno qua. C'è il pane, dobbiamo fare il pane. Allora vediamo un po' cosa possiamo piantare. Allora vediamo adesso un po' cosa dobbiamo costruire. Allora te devi stare fermo. C'è qualche altra gallina qua che devi mangiare? Ok, vediamo un po'. Ma io tipo il mangime così come faccio a produrlo? Bello, bello, bello. Ah, quindi devo anche preparare da mangiare tutto quanto. Ok. Quindi dobbiamo anche stare attenti, perché dobbiamo dare anche da mangiare agli animali. Questa è una cosa interessante. Cosa c'è qua? C'era una cassetta qui. Ma infatti avevo visto qualcosa che brillava. Allora quindi per la mappa ci sono anche tipo delle cassette o qualcosa. Ah, la soia! Infatti ho detto, cos'è sta roba qua che esce fuori che non ho capito. Aumenta capacità. Ah, mi serve un chiodo e dei chiodi. Ah, questo sarebbe l'inventario, no? O quindi noi useremmo tipo l'ascia, ne consuma uno così. Andiamo dal nostro... Caro amico Greg, se mi dai un po' di robe, così almeno siamo già a casa. Un alberello, tipo un abetino, come questo. Faccio questo. Pam. Ish. Ok. Abbiamo tagliato l'albero. 4. Quindi però mi servirebbe... Ma questa è una sega. Cioè, io ogni volta devo comprare l'ascia per tirare giù gli alberi così? Ma stai scherzando? E vediamo se... Sì, perché tecnicamente dalle culture
esce fuori la dinamite. Sì, perché la dinamite cresce sui campi, ragazzi. Missione questo. Vai. Grazie mille, ci dà un po' di esperienza. Sì, livello 6, vediamo livello 6. La mucca! Le mucche! Sì! Le cose lì del latte, la mucca, le cose da mangiare, le cose per la mucca, il latte e poi un'altra con lo yogurt. È tanto che non si vede una mucca da queste parti. Andiamole qua dietro gli alle galline. Ok, ora trascino una mucca sul pascolo. Mucca! Hai fame? Diamole da magnato. Oh, ciapa. Una mucca ben nutrita produrrà latte nutriente da mungere. Quando hai abbastanza denaro, compra un caseificio al negozio per trasformare il latte in panna, burro e persino formaggio. Quando hai abbastanza denaro? Quindi tu mi vorresti dire che costa un pochettino? No, 50. Mettiamola da qualche parte qui, se c'è un posto. Ah, vicino al fornaio. Bene, mettiamolo qua. 1 ora e 59? Mamma mia, quanto ci vuole. Compriamo anche altre mucche, va, così almeno. Ci saranno anche i tori o solo le mucche? Perché sennò come fanno a fare il latte le mucche, ragazzi? Siamo da mangiare a tutte le mucche. Oh, mamma mia. 1 ora per produrre le cose. La nostra fattoria pian piano si sta avanzando. Piano piano sta andando. C'è il signor Greg? Signor Greg, mi dica, che come mai vuole farci visita? Sì, signor Greg, un attimo, perché stavo guardando l'inventario qui. Vediamo un po'. Salve, facciamo affari. Ti do una dinamite per 28. Ne hai 2. Tanto c'ho i soldini, tranquilli. Oh, pian pianino stiamo facendo qua tutte le cose qua. Caseificio ci servirà ancora un po' di tempo. Questo qua, vediamo, aumenta la capacità. Però non abbiamo ancora gli oggetti necessari per aumentare le capacità. Vabbè, tanto non siamo ancora nel livello 6. Però mi sa che... Ah, eccolo. Ah, la casa ti dà gli obiettivi. Dobbiamo aspettare ancora un po'. Dovrebbe finire il pane. Allora, signori, questo gioco è veramente interessante e bello. Diverso da tutti gli altri che ho giocato. Almeno questo qua è un gioco tranquillo. Non ci sono cose da fare. Molto bisogna sempre aspettare. Quindi quello lì è sempre una cosa che la Supercell si è sempre contraddistinta da altre cose. Però questo qua è un gioco carino che puoi giocarlo insieme anche ai tuoi amici, ai vostri amici. Quindi, signori, se volete vedere altri video di questo genere, se volete vedere un altro episodio di Heyday, basta che lasciate un mi piace e un commento qua sotto. E ragazzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e cliccate anche sulla campanella che troverete sempre qua sotto, così verrete aggiornati sui prossimi video. E noi, ragazzi, ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bella, ragazzi, mamma mia, un gioco bello, tranquillo, bello interessante.